Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è lunedì e lunedì facciamo l'analisi ciclica, l'analisi grafica, l'analisi tecnica e basta, l'analisi del sangue pure possiamo fare se volete, ragazzi. Coma profondo per quanto riguarda Bitcoin, mentre le altcoin la scorsa settimana hanno fatto un po' i fuochi d'artificio, soprattutto le più importanti, mi riferisco chiaramente ad Ethereum, ragazzi, perché ha dato grandi soddisfazioni. Ci sono state ancora anche altre coin che hanno performato bene, un po' più piccoline, però in particolar modo quello che ci importava andare a guardare era ovviamente l'andamento di Ethereum per capire un po' se ciclicamente sta cambiando qualcosa per le altcoin. Lo vediamo in questo video, perché in questo video andiamo a vedere sì il re, quindi andiamo a vedere Bitcoin, però vediamo anche Ethereum e un po' anche Binance, che avevo in serbo di farvi un video special proprio indirizzato solo a Binance Coin. Vedrò se riuscirò a farlo, ragazzi, anche in questa settimana, perché i tempi sono sempre veramente molto molto stretti, quindi è sempre complicato gestire un po' tutto, però ovviamente lo dovremmo fare assolutamente. Però lo vediamo anche in questo video, Binance, perché ha fatto una configurazione particolare, sta andando a rifare un nuovo minimo probabilmente a breve. Rimbalza, non rimbalza, vediamo un po' quello che sta succedendo, no? Bene, eccoci sul grafico, ragazzi. Allora, siamo già davanti a Bitcoin, come sempre andiamo a guardare subito quello che è importantissimo guardare, cioè che Bitcoin è in barra di congestione. Allora, è inutile che ci perdiamo in grandi chiacchiere, perché la media mobile a 50 periodi ci indica il prezzo medio degli ultimi 2 mesi, che è 10.400 circa. Quindi negli ultimi 2 mesi Bitcoin ha oscillato intorno a questo valore, ragazzi. Un po' di meno, a dire la verità, se si considera questo estremo, che potremmo considerare un eccesso. Quindi in realtà il prezzo medio dovrebbe essere tra i 10.000 e i 10.400, quindi un po' più basso, ma fesserie, stupidaggini per un trader, ragazzi. 50 dollari non ci cambiano nulla. Ma quello che è importante invece, che ci cambia, è considerare il fatto che da un punto di vista di analisi tecnica classica del mercato, Bitcoin è in barra di congestione da 2 mesi. Dopo questo super balzo in avanti che era stato fatto a giugno, che sembrava aver iniziato il mercato un trend abbastanza importante, si è bloccato. Un bene o un male, ragazzi? Forse un bene, ma ne dovremmo discutere in un video a parte da un punto di vista anche di opinione, secondo me. Allora, per quello che riguarda invece l'analisi tecnica, iniziamo subito a fare una bella cosa. Per chi di voi ha seguito i miei corsi di formazione lo sa benissimo come ragiono. Questa è stata una trendline rotta un paio di settimane fa, i primi di settembre. Adesso la teniamo, la lasciamo lì, facciamo il pullback. Guardate che facciamo, ragazzi, tac, la eliminiamo perché non serve a niente. Tutti di voi, quelli che hanno fatto i miei corsi, sanno come ragiono da questo punto di vista. Quindi liberiamo il grafico da informazioni completamente inutili e fuorvianti. Da un punto di vista di resistenze e supporti, invece, ragioniamo che è importantissimo farlo, ragazzi. Questo livello, 11.000, importante, molto importante. Il mercato continua ostinatamente a sbatterci sopra e venire respinto. Questo è il primo livello di resistenza fondamentale. Il secondo è questa trend line discendente, che poi forma anche una specie di bandiera, ragazzi, una figura di continuazione del trend, ma è inutile che ci perdiamo su questi ambiti. Al momento io direi più che siamo in trading range. Dopodiché abbiamo la famosa resistenza a 12.100, quindi magari arrivassimo lì, poi vedremo appunto cosa fare. Allora, quello che è in sostanza il livello di resistenza prima di tutti e il più potente di tutti, 11.000 dollari. Dal punto di vista invece di supporto, cosa succede, ragazzi? Succede che il mercato fa i tre moschettieri, cioè sono i tre moschettieri, i baluardi dei supporti di Bitcoin, che sono, guardate qui, uno e due. Cosa fanno in sostanza, ragazzi? Il mercato prova ad andare giù a livello dei 10.000, che è un supporto di natura emotiva, quindi riflessivo, soprattutto delle emozioni, quindi il supporto del numero tondo famoso classico. E poi quello che fa è, appena si ha paura che il mercato abbia rotto effettivamente questo livello di supporto, si crolla e fa dei flash crash minuscoli, quindi dettati per lo più, ragazzi, da chi? Da retail quasi sempre, che magari hanno anche perché no, i trading system operativi, quindi con macchine operative. Ma in sostanza quello che succede sono dei flash crash riassorbiti subito dal mercato. Quindi evidentemente qualche balena, qualche exchange non vuole che il mercato vada giù più di tanto, e quindi viene riassorbito questo livello e si riporta il mercato intorno all'area 10.000. Oggi sembra aver voglia di romperlo, ma quello lo vedremo tra un poco, perché siamo in una fase delicata dell'analisi ciclica del mercato, quindi lo vedremo tra un po'. Però da un punto di vista
analisi tecnica, qual è il vero livello di supporto a questo punto, ragazzi? Come sempre bisogna un po' ragionare, il livello di supporto è tutta questa fascia. Non è inutile che ci giriamo intorno, ci sono delle operazioni da fare, sì, per chi magari fa intraday. Stamattina, come ogni mattina, con la Trading On Academy, ragazzi, ho condiviso la mia analisi giornaliera, perché ogni giorno sulla Trading On Academy analizziamo con i vari trader professionisti che sono lì nell'Academy Premium, analizziamo i mercati, vediamo un po' se c'è qualcosa da fare. Avevo indicato un'operatività short possibile per chi ovviamente è un trader professionista e fa operazioni intraday, ragazzi, quindi non è per persone poco esperte. Avevamo indicato un possibile livello in ingresso tra i 10.000 e i 10.100, preso stamattina, probabilmente già chiuso, ragazzi, perché poi ognuno segue la propria operatività, chiaramente, perché siamo già arrivati a 9.700, quindi sicuramente una parte sarà chiusa in take profit, altre parti probabilmente seguiranno in trailing stop. Quindi operazioni da fare solo nel brevissimo, piccolezze, ragazzi, perché in sostanza non abbiamo modo di operare nel medio periodo, perché il mercato non fa movimenti, quindi non dà diciamo torta da mangiare. Da un punto di vista invece di analisi ciclica, ci sono dei livelli importanti da monitorare. Dal punto di vista di cosa? Dell'analisi temporale, e il primo livello è questo. Allora, noi siamo in sostanza nella seconda parte di un ciclo iniziato il 29 agosto scorso. Questo è un ciclo palesissimo, ragazzi, vedete, sta facendo un ciclo il mercato. Probabilmente questo dovrebbe essere l'andamento di questo ciclo, se e solo se, ecco, questo diciamo riprendiamolo dalle insegnamenti universitari, queste formule, se il ciclo in questione è classico, cioè un ciclo che in sostanza rispetta tutti i connotati. Di solito, ragazzi, quando il mercato è poco volatile, come in questi periodi, insomma, i cicli sono sostanzialmente quelli standard, quindi o un ciclo binario o ternario. In questo caso per Bitcoin sembrerebbe, a dire la verità, ragazzi, un ciclo ternario, ma ci sono degli elementi importanti da valutare. Il ciclo ha raggiunto il suo massimo, probabilmente sarà il massimo nella prima parte, quindi nella prima fase di partenza ciclica, quella esplosiva. Questo è un male, perché solitamente da un punto di vista di analisi classica ciclica, quando il massimo è stato fatto nella prima parte, il ciclo è ribassista. Ribassista significa che il mercato dovrebbe chiudere questo ciclo al di sotto del minimo di partenza, che è 9.003, quindi, o al di sotto, insomma, poco su, insomma, ragazzi, con un doppio minimo. Quindi in sostanza quello che ci sta dicendo è che il mercato dovrebbe continuare questa fase di debolezza fino a quando? Fino alla chiusura di questo ciclo mensile, che dovrebbe in teoria avere la sua fase conclusiva quando? Intorno alla fine del mese di settembre, tra pochissimo, fino anche alla prima decade di ottobre, perché negli ultimi periodi il mercato sta allungando i cicli, perché in barre di congestione il mercato allunga, perché in sostanza non ci sono movimenti, quindi aspetta. Insomma, non fa assolutamente nulla. Quindi quando è questa fase, ragazzi? Vi faccio un rettangolo giusto per farvelo capire. Da qui a qui. Ok, questa è una fase temporale, come sempre lo sapete. Nelle fasi temporali si aspetta cosa? Una fase di debolezza, tutto qui. Quello che mi aspetto in questa fase è la continuazione della fase di debolezza. Ma ovviamente io non sono short sul mercato, lo dico chiaramente. Perché, come dico da sempre, sto attendendo la chiusura di questa fase di debolezza di trading range del mercato per riposizionarmi long con le operazioni di medio periodo, mentre quelle di lungo sono ancora long, non sono mai uscite, perché non siamo mai andati sotto supporti importanti. Quelli di breve, ovviamente, ragazzi, fanno trading, quindi non sono da considerare in questo tipo di analisi. Quindi, da punto di vista analisi ciclica, la ciclica ci dice attenzione, perché questo sembra un ciclo ternario, vedete, fatto così, e nulla vieta che assuma questo tipo di andamento. Se dovesse essere un ciclo classico, potremmo ritrovarci nei prossimi giorni ad avere debolezza su Bitcoin, che potrebbe anche tentare un nuovo minimo al di sotto della zona 9.003. Se questo non avviene, dovremmo vedere appunto un'anomalia di questi cicli, quindi una chiusura anticipata che magari potrebbe avvenire domani, dopodomani, quindi un minimo in questa fascia di prezzo magari un po' più alto, e poi boom, subito una ripresa forte del mercato. A quel punto poi valuteremo alternative. Intanto insomma, probabilmente saremo già entrati a quel punto, perché io gli ingressi long sto cercando di tradarli tutti, ragazzi, e non mi preoccupo, diciamo, la cosa. Al momento però io vi dico, entrare long su questo mercato mentre i prezzi scendono, starei attento, perché il mercato sta assumendo una fase di debolezza e potrebbe anche stupire. Quindi non, io preferisco evitarlo, ragazzi. Non sono un trader
così speculativo, molti però lo fanno, quali sono i livelli diciamo buoni di acquisto se volete fare magari un'accumulazione continua nel tempo, i livelli di supporto, e quindi 9.000, intorno qui a 9.000 e 8.000, quindi queste fascia sono buoni, però attenzione ragazzi che dovete sapere anche quello che fate, perché poi dovete metterci lo stop se le operazioni vanno male, perché alcuni di voi mi dicono sempre: ma io compro adesso perché fra 10 anni li vendo al doppio. Ma chi ve l'ha detto? Questa è la domanda. Chi ve lo ha detto che fra 10 anni Bitcoin vale il doppio, ragazzi? Una cosa è la speranza, una cosa è la certezza. Quando fate le operazioni di trading, ricordatevi sempre che il mercato va dove vuole, non va dove pensate voi che vada. Ok, questo è fondamentale, quindi dobbiamo sempre stare dentro al trend e non lo dimenticate, altrimenti vi trovate poi con perdite del 90% sulle operazioni fatte, perché voi eravate sicuri che il mercato saliva. Non mi fate arrabbiare, scherzo. Allora andiamo su Ethereum. Per quanto riguarda Ethereum invece è una cosa molto bella. Intanto il mercato ha avuto una buona forza nel superare quota 200-205. Mi è piaciuto tanto, ovviamente si è fermato però sui livelli importanti di resistenza, cioè 225-240, qui non ce l'ha fatta a superare, non mi aspettavo niente di più, anzi ha fatto anche abbastanza, però ragazzi, anche qui siamo in una fase ciclica e siamo nella seconda parte di una fase ciclica per Ethereum, che è completamente diversa da quella di Bitcoin, vedete, perché in questo caso il ciclo ha fatto un massimo più o meno nella seconda parte, quindi è vero che potremmo avere questa forma ciclica, che ovviamente insomma ragazzi io l'ho disegnata, non c'entra niente con i prezzi, parlo sempre di tempistiche, di fasi di debolezza, tutto qui. Potremmo avere questa cosa, ma allo stesso tempo ci indica un discorso: se questo ciclo sarà rialzista rispetto a Bitcoin, c'è una prima differenza, perché potremmo essere in effetti in una ciclo diverso da quelli precedenti, però su Ethereum c'è da ragionare perché il mercato non dà dei segnali diciamo eccessivamente chiari in questa fase. Quindi cosa si fa? Allora, per chi di voi è in fase di attesa dell'ingresso sul mercato, bisogna ancora attendere il long su Ethereum, dovrebbe avvenire al superamento di questi livelli, quindi solo qui ragazzi, in sostanza sopra i 240, sotto i 240 il mercato non tarda di nessuno, potrebbe rifare nuovi minimi tranquillamente senza nessun problema. Direi che chi attende il long potrebbe stare un po' ancora a guardare. C'è da dire che il mercato è salito sopra i livelli della media, quindi importante, perché questo significa che la media probabilmente nei prossimi giorni, se dovesse restare ancora così, il mercato inizierà a fare zigzag, indicando cosa? Trend rialzista, bla bla bla, no, indicando barra di congestione. Quindi in sostanza in questo momento il primo segnale che Ethereum ha dato è stato infilarsi in una probabile barra di congestione, che dovrebbe essere questa qui. Quindi questo è il segnale, ragazzi, non è in trend rialzista, lo è di brevissimo, ok? Di brevissimo sì, ma non lo è nel medio periodo. Nel medio periodo probabilmente sta andando verso una barra di congestione, lo vedremo tra qualche settimana, ancora non lo sappiamo. Se questo ciclo mensile di Ethereum, che dovrebbe concludersi anche lui intorno alla fine del mese di settembre, la prima decade di ottobre, sarà rialzista, allora ragazzi ne vedremo delle belle, perché potrebbe essere il primo di un nuovo ciclo maggiore. Poi insomma ci sarà modo sul canale Trading On di fare degli approfondimenti anche su questa cripto, che però lancia un segnale diversità rispetto a Bitcoin. È la prima volta che si staccano così tanto, sono completamente diversi. Bitcoin alle prese con il suo trading range, invece Ethereum recupera e prova a fare un ciclo rialzista. Bene così, perché un mercato da solo su una sola coin come Bitcoin non può reggere, ragazzi, quindi bene, perché è un'indicazione buona per l'intero mercato. Andiamo alla fine a guardare ancora Binance. Vi ho disegnato, vi faccio uno spoiler, ha appena fatto un minimo, ragazzi, ancora prima di registrare questo video non l'aveva ancora toccato, adesso ha appena fatto il minimo. Vi avevo messo su questo ABC per farvi capire come Binance è assolutamente in una fase rischiosa. Attenzione, se fate acquisti su Binance, è vero che potremmo tentare il famoso buy the dip, una delle mie strategie preferite, che spiego nel mio corso di formazione Start and Master. Trovate il link in descrizione, ragazzi. Alcuni di voi mi chiedono dove trovo i corsi di formazione e mi mandano le mail, insomma, confondendosi un po'. Nella descrizione di YouTube, ragazzi, ci sono tutti i miei link importanti. Dategli un'occhiata se fa il caso vostro. Allora, per quanto riguarda l'ABC che sta facendo Binance, è ben chiarissimo, ragazzi, vedete, questo è un ABC correttivo, dove andiamo a finire. Allora, anche qui, se rispetta una fase ciclica corretta
come quella di Bitcoin, come quella di Ethereum, siamo in una scadenza ciclica importante dove dovrebbe essere alla fine del mese di settembre verso i primi di ottobre. Andiamo ad anticipare il mercato? Assolutamente no, ragazzi, io ve l'ho detto 10.000 volte, se volete entrare long su questo mercato possiamo fare due cose. Come dal mio video precedente, tentare i livelli di ingresso e ancora non l'ha raggiunti, più o meno da oggi in poi, ragazzi, che sono qui in queste fasce, e dovete stare attenti, però dovete mettere gli stop loss se fate il buy the dip, oppure semplicemente attendete la rottura dei precedenti massimi, che in questo caso dove sta, ragazzi? Sta qui, la rottura dei precedenti massimi su Binance sta qui, a 23 in questo caso, cambiamo il colore, magari che... altrimenti diciamo diventano tutte colorate uguali, mettiamo l'azzurrino con un atteggiamento diciamo più discontinuo, ok, così. Allora, questo livello 23,5, ragazzi, rappresenta lo spartiacque di inversione di breve periodo. Se non lo fa, vuol dire che il mercato continuerà a scendere o massimo fa trading range, ragazzi, quindi entriamo long contro trend? Attenzione, il trend di breve e di medio periodo per Binance è ribassista, quindi non stiamo a diciamo prendere pugni nei denti se non siamo a favore di trend. Quindi attendiamo, magari, ecco, per chi di voi è dentro al mercato, magari valutate un eventuale stop loss al di sotto dei livelli importantissimi come questo 17 dollari, 16 dollari. Se non volete poi uscire, rimanete nella coin. Io sono sempre fiducioso su questi mercati perché seguo i mercati delle coin, degli exchange in maniera particolarmente attenta. Ne seguo diversi, devo dire la verità, non solo Binance. Quello di Binance in questo momento sta soffrendo, ma anche perché era salito veramente tanto negli scorsi mesi. Vedete, ragazzi, era salito veramente tanto. È una cosa che secondo me non vuole neanche Binance. Comunque, da un punto di vista analisi ciclica, conclusione ciclica anche per Binance, probabilmente imminente. Da qui ai prossimi giorni vedremo quello che succederà. Ha tentato già un recupero, ragazzi. Questi sono segnali, vedete? Questi sono segnali di anticipatori che poi creano le famose divergenze sugli indicatori, vedete? Divergenza che già c'è. Qui vedete un po' di divergenza che si sta creando sull'indicatore RSI. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Mercoledì c'è il video special della nuova serie che ho preparato per voi sugli exchange, non ve lo perdete assolutamente perché è meraviglioso, e poi voglio i commenti vostri anche per capire com'è, per avere un feedback, ragazzi, perché sono di grande aiuto. Quindi mercoledì nuovo video, nuovo appuntamento sul canale, state attenti, stay tuned, analisi tecnica ciclica l'abbiamo fatta, se c'è qualcosa di nuovo, come sempre, vi aggiorno anche sul canale Telegram. Ciao a tutti!